Buongiorno a tutti, devo parlare io perché il sindaco purtroppo non c'è, è all'ospedale. In qualità di vice sindaco di Velfrè porto a tutti i presenti i più sinceri saluti a nome del sindaco Gianoglio, che purtroppo oggi non ha potuto essere qui. Lo spirito di collaborazione, l'affiatamento tra i nostri 7 comuni, Aglie, Bairo, Castellamonte, San Giorgio, San Martino, Torre e Velfrè, che sostengono la Morena Ovest, devono essere da esempio e principi prioritari per portare avanti il nostro progetto, che ha lo scopo di far conoscere e valorizzare il nostro territorio, ricco di arte e natura. È un privilegio e un vanto essere stato il comune capofila per questa prima fase, il paese che dei 7 comuni è il più piccolo, ma che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto e che si è impegnato per concretizzarlo, con il supporto fondamentale della Proloco e in particolar modo del presidente Carlo Poglio. E nel momento in cui tutte le attività proposte stanno avendo un riscontro più che positivo, in cui la nostra iniziativa sta crescendo, è giusto che un comune più strutturato prenda le redini, con lo scopo di rendere il lavoro della Morena Ovest ancora più rilevante. Il comune di Velfrè continuerà ad essere sempre disponibile e attivo e la prosperità della sua natura al centro degli itinerari. Buon lavoro a tutti e grazie per l'attenzione. Lascio la parola. Bene, se non vi spiace mi tolgo la mascherina. Dunque, innanzitutto grazie per essere venuti qui oggi. Mi unisco chiaramente anche ai ringraziamenti del vice sindaco di Velfrè, e vorrei impostare un po' a livello di chiacchierata questa conferenza stampa. Naturalmente, così in veste di, mi hanno individuato capofila, come dire, sono contento di poter dare il contributo in un'iniziativa in cui credo fermamente, e quindi ho un po' l'onore e l'onere di fare un po' di cronistoria rispetto a quella che è l'evoluzione del progetto Morena Ovest. Però poi, detto questo, secondo me domande, interventi, interrompetemi pure senza nessun tipo di problema, proprio per fare una conferenza stampa colloquiale e assolutamente tranquilla, senza troppe impostazioni, visto che anche l'ambiente, come vedete, è poco impostato, è bene che sia così, soprattutto in virtù di quello che andiamo a presentare. Dunque, innanzitutto, perché siamo qui oggi? Come dicevo, Morena Ovest non nasce oggi. Morena Ovest come concetto nasce ben prima, e la sua genesi può risalire a circa 5 anni fa. Oggi siamo qui perché finalmente siamo riusciti, dopo averla, diciamo, fatta nostra, aver assunto consapevolezza di quello che Morena Ovest può esprimere e quello che possiamo fare, abbiamo deciso di dargli una veste istituzionale, quindi con oggi diventerà formale il protocollo d'intesa che firmeremo come 7 comuni facenti parte, diciamo, di questa struttura, comuni che ha già elencato il vice sindaco di Velfrè e che sono tutti rappresentati a questo tavolo. Quindi vorrei brevemente fare 2 passi indietro per raccontarvi come mai oggi siamo qui. Il tutto parte nel 2016, quando la Proloco di Velfrè, rappresentata da Carlo Poglio, che ringrazio perché insomma è sicuramente, io lo definisco sempre l'anima di questo progetto, ha operato tantissimo e operativamente ha dato veramente molto. Quindi con la Proloco di Velfrè, rappresentata da Carlo Poglio, è stato chiesto un finanziamento attraverso il Fondo Risorsa Canavese per la manutenzione del sentiero dei Masserratici sul territorio di Velfrè, che derivava un po' da un progetto di valorizzazione di percorsi escursionistici di accatastamento dei sentieri che arriva ancora dagli anni precedenti, quindi da qui vedete che stiamo parlando veramente di parecchi anni fa. Poi il tutto prosegue con una manifestazione che è venuta un po' per caso, che si chiamava Cibi in Bici. Una manifestazione, come dice anche la parola, il suo nome, che voleva andare a valorizzare attraverso l'uso della bicicletta i nostri
i nostri sentieri attraverso anche delle degustazioni enogastronomiche, una manifestazione che ha funzionato, adesso negli ultimi anni non si è più organizzata, ma che comunque ha avuto una discreta affluenza di pubblico, perché metteva assieme due aspetti importanti, quindi la valorizzazione della bicicletta, dei percorsi escursionistici, e dall'altra la valorizzazione del prodotto enogastronomico locale gestito dalle associazioni, che voglio dire hanno sempre dato un grosso contributo alla riuscita degli eventi. Da quel momento in avanti nasce effettivamente la consapevolezza che è necessario, è imperativo collaborare tra comuni, cioè ogni comune, io rappresento Aglieda, ad Aglieda ho qualche sentiero, va bene, il turista che mi arriva a vedere il castello la domenica lo percorre il sentiero d'Aglieda, ma se vogliamo veramente vedere un po' più lontano, scusate, se vogliamo vedere un pochino più lontano, è necessario immaginare l'evoluzione in chiave intercomunale, e quindi di conseguenza con questa consapevolezza che cosa abbiamo acquisito? Che il percorso c'era, l'infrastruttura c'era, sono sentieri che i nostri avi percorrevano per andare a fare la legna, per andare a trarre il beneficio economico che davano i boschi all'epoca, quindi l'economia di sussistenza. Quindi un'infrastruttura esistente, abbiamo capito semplicemente che questa infrastruttura va manutenuta, comunicata, caratterizzata e indicata, segnalata. Quindi queste sono, secondo me, state le quattro parole chiave che tutti quanti ci siamo messi in testa di dover perseguire. A questo punto, dopo questi ragionamenti, sempre la Proloco di Vialfreo ottiene un altro finanziamento, sempre sul Fondo Risorsa Canavese, insieme all'Associazione Ricreativa di Silva, per manutenere un pezzo di sentiero. Mi conferma il sindaco anche di San Martino e di Torre, tra San Martino e Torre Canavese. E dopo questo passaggio si conclude la prima parte. Da qui, da questa consapevolezza, da questi primi interventi, nasce l'esigenza di investire qualcosa sul territorio, ovviamente sempre sull'anello e sui nostri percorsi. Per cui partecipiamo al bando Infrastrutture turistico-escursionistiche di informazione del PSL 2014-2020, leggo testualmente perché non mi ricordavo tutte le parole precisamente, misura 752 del GAL Valli del Canavese, qui rappresentato dal direttore Giorgio Magrini. E abbiamo ottenuto un finanziamento di 50.000 euro, grazie al quale siamo riusciti a fare tante cose. Quindi, innanzitutto, primo aspetto, caratterizzare il percorso. Abbiamo ragionato più volte su quella che poteva essere una tematica. I nostri territori sono conosciuti turisticamente ciascuno per qualche caratteristica. Io parlo del mio comune, il nostro polo attrattore è il castello, però volevamo fare qualcosa di diverso. E quindi abbiamo immaginato di declinare questo sentiero in chiave geologica. Anello della Morena Ovest, siamo sulla collina morenica, la collina morenica di destra, che si è formata con il ritiro del ghiacciaio balteo dopo l'ultima glaciazione. E quindi abbiamo detto, siccome la geologia della nostra zona è una geologia molto particolare, tematizziamo il percorso in questo modo. Ed è stato un grande successo. Abbiamo installato, ne vedete uno là sull'ingresso, un cartello sull'ingresso qua dell'area naturalistica di Vialfreo, ce n'è uno per comune, ci sono dei cartelli lungo tutto l'anello della Morena Ovest, dei cartelli come questi che gentilmente il presidente della Proloco di Vialfreo, Carlo Poglio, mi ha lasciato, dei cartelli che vanno appunto a indicare le caratteristiche geologiche del sito in cui ci troviamo, e sul retro, ecco, normalmente sono cartelli di questo tipo, vanno a definire tutte le specificità. Mentre dall'altra parte viene, lo vedete in quei roll-up, c'è invece tutta la parte più turistica, con delle immagini e tutta la percorrenza dell'anello, con i riferimenti utili a chi li percorre. Quindi abbiamo caratterizzato l'anello della Morena Ovest in questo modo. Dopodiché, ovviamente, l'abbiamo dotato di una segnaletica
direzionale per, chiaramente per orientare i fruitori. Abbiamo fatto molta attenzione alla, diciamo, all'accessibilità al turismo, quindi pensando anche ai disabili, e abbiamo acquistato questa carrozzina che si chiama Key Bike, giusto Carlo, mi confermi? È una carrozzina idonea per permettere ai disabili di, insomma, di beneficiare anche loro di questi percorsi, se non di tutti, sicuramente di una buona parte. Quindi abbiamo voluto fortemente, anche perché poi anche col GAL c'è stato un confronto in questo senso ed era uno dei requisiti, abbiamo pensato di, insomma, di creare questa opportunità. E poi sempre con questo finanziamento è stato creato tutto insomma, del materiale, che è quello che vedete fondamentalmente per poter creare delle mostre itineranti, che viene custodito a Via Alfreno, il punto informativo, che è anche stato adeguato sempre con questo finanziamento. Quindi questo, diciamo, è stato il secondo punto di partenza. A questo punto avevamo l'infrastruttura, l'abbiamo comunicata, l'abbiamo caratterizzata, sono iniziate altre attività che, diciamo, si possono riassumere in un'attività di animazione fondamentalmente del percorso, creazione di un marchio. Abbiamo una consulente che ci segue, che è la dottoressa Simona Truglio, che ci ha dato, insomma, ci supporta in questa attività. Abbiamo creato un marchio d'area, che poi anche lì ci possono anche essere degli aspetti su cui non entro nel merito perché non sarei in grado di descriverli adeguatamente, ma chiaramente un marchio studiato, pensato, immaginato anche proprio da un punto di vista comunicativo. Abbiamo cercato dei finanziamenti, abbiamo cercato di mappare l'offerta, creato un piano di animazione territoriale, grazie anche, e lo sottolineo, per l'immediato passato ma soprattutto per il futuro, alla collaborazione con soggetti privati e associazioni. Noi stiamo creando una scatola più bella possibile, più efficiente possibile, ma una scatola che da sola vale poco, serve riempirla. E quindi noi ci rivolgiamo a tutti i privati e associazioni che vogliano in qualche modo, che vedano che abbiano la nostra stessa visione, per poterla, insomma, insieme riempire di contenuti. E poi altro aspetto, Morena Ovest Academy, sono una serie di corsi che sono stati organizzati e saranno organizzati rivolti agli operatori di settore, perché non dimentichiamoci che, come ben sappiamo, la formazione di chi opera nel settore turistico è molto importante. Non ci si improvvisa operatori turistici, bisogna avere delle conoscenze, e questo è un elemento spesso sottovalutato, non da noi però, perché su questo tema stiamo assolutamente cercando di fare del nostro meglio. E poi c'è stato all'interno, e qui cito nuovamente il GAL, all'interno, insomma, sul nostro territorio della Morena Ovest è stato organizzato anche dal GAL l'evento Biking GAL lo scorso anno, prima che purtroppo ci fosse il secondo lockdown, e quindi c'è stato l'evento di lancio, dopodiché abbiamo dovuto bloccare le prime iniziative che sarebbero andate a termine entro dicembre, ma che confidiamo di poter riprendere al più presto. Tutto questo per un investimento successivo, quindi quello che vi ho appena elencato, l'animazione, la creazione della grafica, della comunicazione e quant'altro, un ulteriore investimento di 20.000 euro, poco meno di 20.000 euro. Infine, e poi chiudo, vorrei mettere un attimo l'accento sull'aspetto degli investimenti. Morena Ovest è un'infrastruttura va mantenuta, ma spesso è anche necessario investire. Quindi il nostro obiettivo sarà sicuramente per il futuro quello di cercare dei canali di finanziamento per poter migliorare sempre di più il prodotto che forniamo ai nostri utenti. Ma in passato abbiamo già iniziato a lavorare in tal senso, ad esempio
per quanto riguarda, io parlo del mio comune, il comune di Aglie, grazie sulla stessa misura 752 del GAL abbiamo ottenuto un finanziamento di 62.000 euro, che è stato associato a un finanziamento di Città Metropolitana di 100.000 euro sulla viabilità. Mettendo insieme questi due finanziamenti più un piccolo cofinanziamento comunale di 8.000 euro, riusciremo a creare un pezzo di pista ciclabile di circa 550 metri che unirà il parcheggio del Cassotto al Castello Ducale di Aglie fino alla Borgata Luisetta, che magari non a tutti dice qualcosa, ma in realtà è un elemento di collegamento molto importante, perché l'anello, come vedete, ha tutta una sua giacitura sulla collina, ma poi c'è tutto il percorso che unisce i comuni di Castellamonte e San Giorgio, passando per Bairo Aglie, il percorso lungo il canale di Caluso. E partendo da Castellamonte, arrivando a San Giorgio, l'unico tratto in cui mancava un minimo di viabilità ciclopedonale era proprio quello, era l'unico tratto in cui bisognava viaggiare su una provinciale, e quindi abbiamo ritenuto importante cercare di mettere di creare quest'ultimo pezzettino mancante. È un investimento che è già partito, i lavori sono anche già stati affidati, quindi nel corso di quest'anno andranno a buon fine. E poi c'è anche stato un investimento, ma poi lascio che ne parli il sindaco di San Giorgio, un investimento sul comune di San Giorgio, sulle sponde del canale, che anche questo finalizzato ovviamente alla messa in sicurezza e alla possibilità di gestire al meglio i nostri percorsi. Direi che più o meno, non sono andato nel dettaglio di nulla, probabilmente qualche pezzo l'ho mancato, perché ho parlato di 5 anni di lavoro in 10 minuti. Ovviamente a domanda risposta, se ci sono delle domande, chiunque insomma ovviamente potrà rispondere. E a questo punto passerei la parola magari al sindaco di San Giorgio, che so che aveva anche ha proposto qualche riflessione, e poi chiederei a ruota, così poi non intervengo più, chiederei se può farci un saluto Carla Gatti, che è il direttore dell'area comunicazione della Città Metropolitana di Torino, il direttore del GAL Giorgio Magrini, e poi ovviamente tutti i sindaci colleghi che possono dare un contributo. Grazie. Grazie. Beh, io diciamo che non ho più grandi cose da aggiungere, perché le ha dette correttamente tutte Succio. Mi sembra che sia stato evidenziato solo che oggi, visto che c'è stato il Covid, non abbiamo trattato l'argomento, ma eravamo in auge per partire con tutte le animazioni quando è arrivato il Covid. Abbiamo però firmato un accordo quinquennale tra comuni, cioè quello che viene presentato è anche la sottoscrizione di un accordo che mi sembra che abbia un valore di fondo. Il primo, che ha una geografia, quindi ci siamo trovati perché avevamo una motivazione per dire che questo anello univa i comuni, non era scontato che i comuni potessero tutti aderire congiuntamente. Lo abbiamo fatto in tempi in cui non c'era un bando specifico, oltre a quelli citati, che ci dicesse che valeva la pena stare insieme, ma c'era una infrastruttura, c'era una motivazione. La motivazione di Carlo Poglio, che è quella che ha unito tutto l'avvio di questa iniziativa. E quindi i sindaci hanno deciso di dire: noi sottoscriviamo un documento che vale 5 anni, lo sottoscriviamo con un numero di persone ben definito, che non vuol dire che esclude gli altri, ma questi avevano una comunione da condividere. Altre iniziative hanno dimostrato negli anni che diventavano troppo larghe, non avevano una geografia, una motivazione specifica, quindi a volte ci si trova e si pensa di partire e non si parte. Il valore aggiunto di questa iniziativa è invece che ha messo davanti a tutti la concretezza, la praticità, e mi sembra che questo sia un valore autentico oggigiorno. E si è detto disponibile, perché l'infrastruttura che esiste va manutenuta e i comuni quello dovrebbero fare per principio costituzionale. Però se non viene utilizzata da soggetti privati che frequentano tutti i 7 comuni, non si riuscirebbe a fare animazione. Forse l'altra iniziativa che gli amministratori possono fare, non attraverso il ruolo ma attraverso la funzione, è dimostrare
di essere partecipi di un'operazione anche di carattere sociale ed economica insieme. Questo è un altro valore, cioè, secondo me lì c'è visione, non è una cosa da poco, c'è una visione che tra l'altro in sette condividono, e anche avere una visione plurima non è una cosa da tutti. Questi sono gli aspetti secondo me essenziali. I privati possono trovare un referente, in questo caso il comune di Aglie, che rappresentando tutti e sette può dire che la parte pubblica c'è, è presente, fa sinergia, e quindi i privati possono essere anche messi in collegamento gli uni con gli altri per riuscire ad avere la massa critica, per avere la forza di fare iniziative outdoor, che ci è stato detto che dopo il Covid sono anche un punto di riferimento, un'attesa per la comunità di persone che vivono quest'area e tutta l'area metropolitana, che può vedere in questa zona un parco verde di città metropolitana che giustamente andrebbe comunicato. Guardate ragazzi, per puro caso. Ma concludo nel senso che anche la conferenza stampa, come diceva Succio, ha un valore quando la fai in questa maniera, non che non ce l'abbia in altre volte, ma io sono abbastanza restio per indole, ma devo dire che in questa occasione mi sembra che vi siano contenuti che dimostrano una prospettiva, e la gente ha bisogno di una prospettiva, quindi l'accordo di 5 anni vale come impegno di 5 anni, soprattutto perché io ne ho ancora 3 da sindaco e poi non è più responsabilità mia, quindi l'asticella è più breve, quindi sono tranquillo, però vuol dire che lasciamo a qualcun altro l'onere di decidere se non andare avanti con questa iniziativa, se potenziarla o cosa farne, però si è voluto lavorare su tempi certi. Ringrazio tutti i sindaci presenti per l'impegno profuso e gli stimoli dati con questa collaborazione, che valgono sempre molto in termini anche di competenza e di conoscenza che uno può acquisire nel mandato, che è impegnativo ma a volte anche, come dire, gratificante. Visto che di gratificazione nell'ultimo periodo da sindaci ne abbiamo avute poche, una di quelle che volevo citare è questa esperienza con tutti i partner, e mi taccio e lascerei la parola a chi vuole intervenire. Carlo. In causa rispondo volentieri e ringrazio tutti quanti, ma in particolare Marco, il sindaco di Aglie, che mi ha invitato, e ha fatto bene anche ad insistere a invitarmi, perché non ero mai stata qui, mi ero anche persa, ed è un posto meraviglioso che ha davvero bisogno di essere comunicato. La vostra iniziativa è stata già in parte comunicata e da oggi sono certa lo sarà sempre di più. Questo luogo ho scoperto casualmente che è anche la sede di Apolide, perché poi le cose si tengono tutte con questo famoso filo rosso che lega sempre quando uno è attento. La comunicazione è fondamentale, voi lo avete detto benissimo, i 3 interventi che mi hanno preceduto lo hanno sottolineato. Diciamo, l'essenziale c'è stato, il finanziamento, grazie al Galvali del Canavese, che è preziosissimo collaboratore sul territorio, è arrivato. Sono contenta che Città Metropolitana abbia messo qualcosa come viabilità, perché le piste ciclabili per una iniziativa di outdoor sono fondamentali. La comunicazione ora è veramente il punto di forza, il punto chiave per dare un gradino in più. Avete fatto tutto, ci sono anche i percorsi accessibili, sono certa che Giorgio Magrini ci ha messo del suo, ma è fondamentale. Il turismo di prossimità, l'abbiamo visto la scorsa estate, è stato un po' la soluzione che ci ha salvato. Nessuno di noi ha potuto andarsene, tutti abbiamo scoperto qualche pezzo del nostro territorio. Quest'anno sarà ancora così, ma se ci affezioniamo resteremo, e resterà un turismo piemontese, un turismo di prossimità, che è quello di cui c'è bisogno in questo territorio. È ovvio che non possiamo aspettarci masse o le folle che arriveranno, ma se arrivano i locali resteranno, e resteranno nel tempo. Qui c'è tutto, ci sono anche i cavalli, io per famiglia ho una figlia che fa equitazione, quindi ho già visto benissimo, ci sono le bici, ci sono i cavalli, i percorsi sono accessibili, arriveranno le piste ciclabili, gli ingredienti ci sono, il finanziamento c'è, la comunicazione per quel che mi riguarda e che riguarda Città Metropolitana ci sarà, da oggi certamente, faremo la nostra parte insieme a voi.
Io amo sempre pubblicare un hashtag che è il bello del mio lavoro, oggi siete bellissimi e vi ringrazio molto. Grazie. Buongiorno, grazie Marco che ci ha invitato e grazie a tutti questi complimenti che ci avete fatto, ma veramente noi non abbiamo meriti, nel senso che noi siamo uno strumento del territorio, il merito è questo qua che vedete, cioè il merito è ve lo dice uno che fa questo lavoro, il GA di fatto è una mega associazione di 53 comuni e una ventina di soci privati. Fare associazioni tra comuni non è banale, non è banale e non è per niente, perché non ci stiamo a raccontare perché. E quindi questo, però di fatto questo è il segreto dello sviluppo locale, cioè chi non è in grado di fare questo tipo di lavoro, progettualità insieme ad altri comuni, fa delle cose banali, che non lasciano segno nel tempo, e fa delle cose piccole, non fanno delle cose grandi. Questo è veramente quello che io apprezzo tantissimo. Quindi, GAL, che fa? GAL scrive insieme a voi ogni 7 anni un progetto di sviluppo locale, che l'abbiamo chiamato questa volta qua Terra di Economia Inclusiva, perché come c'ha Carlo, la dottoressa Gatti, noi abbiamo messo l'accento, ma condiviso con voi, sull'ospitalità estrema, nel senso che questo territorio deve essere ospitale per tutti. Ospitale vuol dire che chiunque può venire, appunto, senza viaggio a letto, un esempio, però. Abbiamo lavorato veramente molto su questo con la consulta per le persone in difficoltà, con tutti quanti. E quindi noi siamo questo strumento perché decidiamo insieme, il territorio ci dice che cosa fare. Se il territorio è aggregato è molto più semplice fare delle progettualità. Guardo, sento che sono giorno, ma è l'ultimo che dovrei guardare, perché non per demerito, ma non per demerito. San Martino, San Giorgio, niente. Ma San Martino invece ci possiamo arrivare. Comunque, l'altra cosa che quindi, cioè, no, vabbè, dai. Questa è la fotografia di questo. No, mi devo spostare pure io, allora. No, stai no. Lì che secondo me lì qualche chance la trovi. Sei un po' più in alto tu. Però vedi, però la strategia locale è questa, ognuno ci deve mettere, fare il suo meglio. E noi facciamo questo progettone, poi sempre su indicazione dell'amministrazione, dei soci, proviamo a intercettare altre risorse per fare il sistema rispetto a quelle che abbiamo. Adesso abbiamo un grosso progetto che è in via di conclusione, che finirà nel giugno del prossimo anno, che è Peter Gaz Lab, di cui voi conoscete tutti, Città Metropolitana è capofila, Carla Gatti è la capofila di questo progetto, che è fatto di 5 sottoprogetti, il nostro GAL è il capofila del progetto sul turismo, e con questo progetto qua abbiamo costruito delle cose molto, molto interessanti. A differenza del PSL, è un progetto immateriale, ma che non vuol dire che è negativo, anzi ci mancava proprio questa cosa qua per fare tutte queste attività. Avete citato Biking GAL, l'anno scorso su vostra sollecitazione abbiamo organizzato così abbastanza velocemente questo nome, questo evento. Il nome è di Simona Truglio e l'abbiamo adottato e fatto nostro, non credo che ti pagheremo poi la cosa, io mi ricordo perfettamente. E quindi è da qui nascerà il Biking GAL, che sarà quest'anno fatto in modo più strutturato in un'altra area del territorio, in Val Chiusella, e il prossimo anno ancora diventerà un evento diffuso. Ecco, le cose nascono quando c'è condivisione, aggregazione, e riusciamo a concentrarsi su un obiettivo, che sono parole banali, ma tutti noi sappiamo che non è banale. Quale intervieni tu? Ma sì, no, allora, dico io una roba velocissima che mi è venuta in mente mentre parlava la dottoressa Gatti. Intanto mi unisco ai ringraziamenti e mi fermo lì. Ringrazio tutti, ognuno per quello che ha portato a questo progetto, alla nascita di questa collaborazione, che, come si diceva prima, non era affatto scontata. Riprendo quello che diceva la dottoressa Gatti in questo senso. Ci sarà un turismo di prossimità, è vero. Io sono uno abbastanza ambizioso nelle cose, ma noi non ci dobbiamo fermare però alla prossimità.
dobbiamo cominciare ad andare oltre. Io penso che sia indispensabile per i nostri territori, vista la loro bellezza e viste le peculiarità che ogni nostro comune ha, andare oltre. Allora, io vi dico questo, noi per quest'anno, per la mostra della ceramica, io ho preteso che si comprassero gli spazi pubblicitari nelle metropolitane di Milano, perché lo ritengo importante. Allora, come si è fatta questa cosa, noi dobbiamo cominciare ad essere ambiziosi per tutti i nostri progetti. E allora dobbiamo cercare di andare oltre, dobbiamo cercare di farci conoscere in Lombardia piuttosto che in Liguria, perché abbiamo dei territori belli, dei territori vivibili, dei territori che sicuramente possono dare tanto a chi viene a trovarci, in tutti i sensi, dal punto di vista enogastronomico, cosa ci manca? Nulla. Dal punto di vista delle bellezze, anche il castello di Aglie, dal punto di vista culturale, noi abbiamo avuto dei grandissimi poeti, Gozzano, dei grandissimi storici, dei grandissimi personaggi, Piero Martinetti, ognuno di noi ne ha. I quadri dentro Torre, voglio dire, i quadri russi dentro Torre. Torre è una cittadina, un paese, un presepe quasi. Allora, cosa ci manca a noi? Dobbiamo solo essere uniti e cioè, l'intervento che ho fatto è un intervento un po' di sprono affinché tutti lavoriamo per cercare di portare gente. Io sono convinto che ce la faremo. Ci andrà qualche annetto, ci andrà molta formazione, però sono convinto che ce la faremo. E su questo io vi invito davvero a lavorare tutti assieme. Grazie. Sindaci, volete aggiungere qualcosa? Avete già detto tutto. Ma l'unica cosa che mi viene ancora da dire è che bisogna davvero che le istituzioni ci diano una mano, perché questa parte di Canavese deve essere più valorizzata, ecco, perché le altre valli hanno un senso, una cura maggiore e c'è un intervento maggiore. Quindi chiedo sia alla città metropolitana che alla regione di darci una mano, ecco, anche proprio con dei progettisti, anche a livello così, diciamo, di formazione, ecco, di aiutarci, darci dei suggerimenti su esperienze al di fuori, insomma, della nostra zona, e quindi possono portare un arricchimento. Ecco, questo chiedo davvero, che le istituzioni ci diano una mano, questo sì. Io volevo aggiungere una cosa, mi collego a quello che ha detto l'amico Pasquale. Io sono veramente convinto di quello che ha detto lui. Tutti noi piccoli paesi, o un po' più grandi, abbiamo una peculiarità, abbiamo qualcosa da poter far vedere agli altri. Oltre al territorio, oltre ai sentieri, abbiamo comunque qualcosa che gli altri non hanno. È per quello che noi sette siamo qui uniti insieme per poter lavorare sempre più uniti per questo progetto. Grazie. Vorrei trarre le conclusioni, ma innanzitutto ringraziando i sindaci che hanno fatto la parte attiva di questo progetto, ma vorrei correggere due espressioni. La prima espressione è quella di quattro punti fissi che ha detto il capofila del Comune di Aglie, aggiungerei che deve essere praticata questo, diciamo, questo anello della Morena Ovest. Praticata, diciamo, attraverso sicuramente la comunicazione, e questa comunicazione andrei ad intercettarla mettendo dei cartelli pubblicitari, proprio quei cartelli che vedo qua, dove sulle nostre autostrade italiane, facendo questa pubblicità nei vari autogrill, nelle varie uscite, in particolar modo intercettandola, per dire, sull'uscita di Ivrea, sull'uscita di Scarmagno, sulle uscite di San Giorgio e anche su tante altre autostrade, perché soltanto attraverso la comunicazione riusciamo
a intercettare il turista che viene dalla Francia, viene dalla Germania, attraversa il nostro canavese e magari va in Liguria. Questo sarebbe magari un messaggio importante. E l'ultimo, non lo chiamo, diciamo, turismo di prossimità, ma turismo d'eccellenza. E vi richiamo a riflettere su di un minuto di silenzio su quello che riusciamo ad ascoltare, diciamo, dagli uccelli che ci accompagnano in modo naturale, in modo naturalistico. Ed è soltanto attraverso questo messaggio che riusciamo a capire che non è un turismo di prossimità, ma nei nostri comuni è un turismo d'eccellenza, perché chi viene riesce a visitare le nostre infrastrutture, che possono essere i castelli, possono essere le aree sportive, tutti i nostri ricetti, ma in particolar modo chi viene sui nostri territori riesce ad avere, diciamo, un riposo della proprio fisico che lo può soltanto ricevere sui nostri territori. Quindi non lo chiamo turismo di prossimità, ma turismo, diciamo, d'eccellenza. Questa è la riflessione che faccio, ringraziando ancora, diciamo, concludendo la Proloco di Via Alfre, perché è stato, diciamo, portatore, diciamo, sano di queste iniziative di promozione. Grazie a tutti e ne sono grato di farne parte. Grazie. Bene, a questo punto ci avviamo alla conclusione, però sarebbe, insomma, se ci sono domande, come dicevo, sarebbe carino ci fosse anche un po' di scambi, e quindi se ci sono domande da parte della stampa, se ci sono domande da parte di chiunque sostanzialmente, ovviamente siamo qua per rispondere. Buongiorno a tutti, io sono Giuliana Reano del comune di Castellamonte, ho lavorato però per tanti anni al comune di Ivrea occupandomi anche di turismo e sono canavesana, quindi penso di conoscere abbastanza bene il territorio. E anzitutto volevo fare un plauso, perché uno dei grossi problemi che si è sempre ravvisato in canavese è la difficoltà di lavorare insieme tra comuni, e questo è già un risultato dal mio punto di vista eccellente. Poi qualcuno di voi ha già parlato, anche Pasquale stesso e il sindaco di Bairo, del fatto che si può mirare ad un turismo non solo di prossimità. Io anche di questo sono convinta, perché già prima del Covid c'era una tendenza di incrementare il turismo che apprezzava la natura, di tipo naturalistico, un turismo di eccellenza, come ha definito il sindaco di Bairo. Questa situazione è l'unica positiva che si è rivelata con in più, che è aumentata con il problema del Covid, quindi è una carta, a mio avviso, sicuramente da giocare. Il tema che però è emerso, che mi sembra che sia ancora un po' sporadico, ma volevo anche sentire il vostro parere, se ci avete già lavorato, è quello della comunicazione. È vero che c'è un appello alla città metropolitana, poi la dottoressa Gatti la conosco, è bravissima, quindi sicuramente vi aiuterà. Però forse c'è il discorso, per esempio, che ha fatto il sindaco di Bairo di fare i pannelli sulle autostrade, può essere molto utile, ma secondo me, non so se ci avete già pensato, ci vorrebbe proprio un piano di comunicazione strutturato, quindi potrebbe essere una prospettiva di lavoro che secondo me a questo punto è essenziale, perché il prodotto c'è e quando c'è il prodotto bisogna venderlo bene, cioè teoria di principio di marketing essenziale. Ci avete già ragionato su questo? Pensate di farlo? Il piano di comunicazione è una cosa fatta, poi deve essere sviluppato. Lo strutturate. Esatto, non so se vuole magari... Se... Simona, che è la nostra consulente. Puoi venire qua, Simona, dai. Allora, sì, posso magari anche aggiungere che l'investimento più importante rispetto allo step numero 3 di cui ha parlato Succio è stato proprio sulla comunicazione digitale, quindi tutta l'offerta che è stata mappata, tutta l'attività di animazione territoriale sono state comunicate attraverso un sito. Abbiamo anche iniziato a lavorare su due social che sono i principali, Facebook e Instagram. Ovviamente finora abbiamo fatto tutto con quelle risorse che avete ascoltato, che chi si occupa di comunicazione sa che sono ancora troppo poche.
per mettere in atto un piano di comunicazione integrato che possa poi oltretutto uscire fuori confine. Quindi sulla carta è stato fatto, è stata progettata la comunicazione, il marchio d'area è stato l'inizio di questo percorso, sono stati definiti degli interventi, ovviamente insomma andrà inserito il piano di comunicazione all'interno di quello che è l'investimento che dobbiamo poi mettere in atto anche dal punto di vista della comunicazione, perché appunto va bene investire nelle infrastrutture, va benissimo investire nelle relazioni, questo per me è fondamentale, perché senza la relazione tra pubblico, privato e associazionismo non si va da nessuna parte. Ma poi tutto ciò va comunicato, va amplificato, va reso accessibile non solo per i disabili ma proprio per le persone che vengono sul territorio, devono trovare dove mangiare, dove dormire, come divertirsi, devono trovare le informazioni, devono trovare eventi e attività collegate tra di loro per permanere sul territorio più di un giorno. Quindi tutto ciò va creato e va comunicato, siamo assolutamente tutti consapevoli e speriamo di poterlo fare, visto che ci hanno liberati, forse, se non ci rinchiudono, forse di poterlo insomma cominciare a fare in modo più strutturato. Grazie. Grazie. Grazie signora. Ma volevo solo aggiungere una cosa, io sono Carlo Poli, riguardo al discorso dell'aiuto che possiamo avere dall'esterno, non è tanto in termini di progettazione, anche se non è che noi siamo chi, cioè nessuno è perfetto, anche un aiuto in termini di progettazione fa bene, però come ha detto Simona, le idee le abbiamo avute abbastanza, diciamo, abbiamo già più idee di quello che riusciamo a fare con i soldi che abbiamo. Non so, per esempio, qui c'è un QR code che manda al sito, ogni pannello, ci sono 22 pannelli come quello lì, 9 bacheche grandi, su ogni uno c'è un QR code diverso che oggi manda al sito, tutti mandano, però sono già progettati in modo che possono mandare ciascuno a un qualcosa di particolare. Per esempio, se io penso a portare il turismo estero e voglio avere anche l'inglese, non posso permettermi di fare l'investimento di mettere i pannelli anche in inglese, perché poi c'è la manutenzione, però posso pensare che tramite il QR code lo straniero accede ad un pannello tradotto. Quindi insomma, di carne al fuoco, volendo, il problema, l'aiuto vero di cui abbiamo bisogno è magari diciamo, qualche risorsa e anche che può essere soldi ma può essere altro tipo di risorsa per fare tutte le tante cose che vorremmo fare. Poi ve lo dico un'altra cosa, qua abbiamo tanti amici che rappresentano, che ci danno diciamo il senso che questa cosa che è stata fatta funziona, che sono amici che sono quelli che stanno cominciando a usare questa infrastruttura per fare del business, che alla fine penso che sia il vero risultato. Se la facciamo solo per dirci che siamo bravi, vabbè insomma, okay. Però se poi qualcuno la usa, allora vuol dire che funziona. Quindi ci sono, andiamo per ordine, Roberto Brogliatti, che è una guida dell'AIGAE, che se voi andate in giro per qua sabato e domenica lo trovate sicuro da qualche parte, o a Bairo o per Torre o per, no? Con i suoi clienti, che è venuto a fare i nostri corsi e la settimana dopo che ha fatto un corso era già qua con i suoi clienti e poi è sempre qua. Michela è un'altra guida dell'AIGAE. Buongiorno. Loro fanno escursioni a piedi e portano la gente, e sono proprio quelli che raccontano, cioè hanno imparato come a conoscere questo territorio e lo raccontano. Poi c'è Ettore, che lui invece affitta le biciclette elettriche e che ultimamente a me ha dato una grande soddisfazione, perché l'anno scorso, quest'estate, era col suo gazebo a Rueglio e quest'anno passavo per Aglie e l'ho visto ad Aglie, quindi è sceso in pianura e per di più e là ha montato la sua tenda sospesa sugli alberi, perché diciamo comincerà a portare dei clienti qua a fargli fare l'esperienza di dormire sulla tenda sospesa. Se gli dico come mi dormire io. Eh?
Ho detto, se litigo con mio marito vengo a dormire qua. Costa anche poco, guarda, però devi chiedere, devi chiedere a Mauro Ben. Però stai attento. Perché deve chiedere a Mauro? Ha litigato con la moglie, Mauro. Qua, questo, occhio che in questi boschi sono i boschi dove girava il patanù. Ai ai ai, ma io ormai sono fuori. Raccontano le leggende che qua girava il patanù. Non rischio più niente ormai. Non è detto. Potrebbe essere un ulteriore attrattivo. Ben comunicata. Poi c'è Luigino Querio, che è il presidente dell'associazione Noi Ci Siamo Onlus e che fa un'enorme attività per aiutare persone con problemi di disabilità, e con lui abbiamo, finché si è potuto, abbiamo fatto delle iniziative cominciando a usare quella carrozzina, che poi un po' alla volta vorremmo fare utilizzare sempre di più. Qui c'è questo cane che mi rompe le scarpe, stai lì. Poi c'è Silvio Bertero, che rappresenta invece che ha un'ottima birreria, fa della birra canavesana artigianale, e poi è diventato un appassionato di bicicletta, lo dobbiamo ogni tanto, va anche a invadere le linee, per cui poi dobbiamo mettere le barriere che non passi con la sua bike in mezzo alle linee. E poi ci sono i due amici di Ciclostili che hanno fatto da guida quando abbiamo inaugurato il percorso ad Aglie il 17 di ottobre nell'ambito del Biking Gal. Poi, insomma, avendo girato la zona e avendola conosciuta, hanno deciso di fare qua quest'estate il loro bike camp, si chiama, per cui da sabato verranno qua, monteranno le tende qua dietro e porteranno poi un gruppo di ragazzini, di una 20-30 ragazzini, che staranno qua 6 giorni campeggiando qua, e poi andranno in giro, faranno avvicinamento alla mountain bike, e questo succederà per 3 settimane, 3 gruppi, ogni settimana un gruppo diverso. Questo era per, ho dimenticato qualcuno. Aggiungo ancora Giorgia Scienza di Pronto Tours, che è lì. Ho finito, scusate. Bene. Vabbè, bene. Altro? Approfitto di questa platea per comunicarvi che, come Enjoy Canavese, ma anche come Morenica Comunicazione, porteremo la seconda tappa, che avevamo già portato l'anno scorso in Canavese, nell'anfiteatro di Itaca, Festival del Turismo Lento e Sostenibile, e quest'anno abbiamo scelto proprio la Morena Ovest insieme anche a Chiusella, ma sicuramente saremo presenti qui il 10, l'11 e 12 settembre. Questa sarà un'ottima possibilità per essere conosciuti a livello nazionale, perché è l'unica tappa insieme al Monferrato non capoluogo di provincia, quindi c'è tutta Italia, sono molte le tappe, ma sicuramente, come ha ricordato più di un sindaco, ci giochiamo le carte migliori per fare bella figura all'italiano. Un altro evento correlato il 20 e 21 agosto, sabato e domenica, saremo qui con un partner nazionale per sostanzialmente nel castello di Aglie, nel parco del castello di Aglie, per provare delle bici assistite, dove è possibile ad esempio caricare delle carrozzine e permettere a tutti veramente di provare le escursioni. Quindi sono bici su cui si può caricare direttamente la carrozzina, oppure sono dei risciò dove la persona con handicap può sedersi insieme. Abbiamo scelto questo luogo perché le amministrazioni, è difficilissimo trovare gli amministratori insieme che hanno voglia di fare e hanno la volontà di mettersi in dialogo con gli operatori privati e con le altre realtà, e questo secondo noi è un plus da sfruttare, è sicuramente un amplificatore, un acceleratore di molti processi. Grazie.
Bene, se non ci sono altre domande, direi che possiamo stuzzicare qualcosa, sì. Giusto? Sì. Molto bene, grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a te. Io devo scappare. Chiedo scusa. Certo. Aspetta, aspetta, non vuoi fare la foto. No. Ah, di foto. No, abbiamo un tavolo. Tavolo non aiuta. Mettiamo di qua. Grazie.